trovati a Mattina 9 per intervenire con noi. Vi lascio i contatti 081 41 0077 oppure scriveteci una mail a mattina9@gmail.com o ancora scriveteci attraverso la nostra pagina di Facebook Mattina 9. Qui con noi ancora cambiamo argomento, si parla di sport, Claudio, ed è con noi il signor Michele Fortunato, vicepresidente Circolo Savoia, e anche Francesco Torre, istruttore vela Circolo Savoia. Dunque, che cos'è e come nasce il Circolo Savoia? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il Circolo Savoia è un circolo, diciamo, sportivo che nasce da più di 100 anni fa. In realtà il Circolo Savoia nasce da una costola di un altro circolo un po' più anziano del nostro, il quale, diciamo, praticava lo sport del canottaggio e, non avendo con chi confrontarsi, decise di, diciamo, fondare un nuovo circolo che potesse essere il suo competitor, diciamo, negli allenamenti e nella preparazione per il canottaggio. Quindi nasce col nome di Sebezia. Dopodiché, diciamo, a seguito di una serie di vicissitudini, era un circolo che aveva avuto un po' delle traversie. Poi il re Vittorio Emanuele diede un contributo, diciamo, per risollevarlo, e quindi di qui, per riconoscenza, fu cambiato il nome in Circolo Savoia. Diciamo anche un po' che cosa rappresenta oggi il Circolo Savoia: non soltanto un circolo sportivo, mentre le immagini in sovrimpressione vanno avanti, è un circolo un po' di comunione sociale che unisce un po' vari ceti, c'è una storia, c'è un modo addirittura di vestire, no? All'ingresso di questo circolo si fanno pubbliche relazioni, si presentano conferenze, diciamo è qualcosa in più di una sede sportiva. Mi sembra. Certo. Il Circolo Savoia, diciamo, ha una, appunto, grande tradizione, quindi osserva delle regole molto, molto ferree, e ha piacere, diciamo, di conservare queste tradizioni, che sono appunto quella di avere dei soci che, diciamo, vengono presentati da altri soci, quindi c'è, diciamo, già una certa, diciamo, selezione all'ingresso. Il circolo, diciamo, appunto, è un circolo anche dove ci si incontra, dove ci sono delle sale molto belle, perché il nostro circolo, appunto, ha una sede molto, molto grande e prestigiosa. Ospita dove feste, conferenze. Sì, mette insieme un po' di gente. C'è, diciamo, delle attività che vanno al di là dello sport, quindi anche culturali. Noi facciamo anche, ospitiamo delle presentazioni di libri, insomma, invitiamo artisti. Un vero e proprio punto di riferimento sul territorio, che rilancia anche e soprattutto l'immagine del capoluogo partenopeo. Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo moltissimi ospiti, diciamo, che vengono un po' per le regate, un po' per ospiti dei nostri soci da tutte le parti d'Italia, anzi, diciamo, da tutte le parti del mondo. Abbiamo anche molti stranieri, diciamo, che frequentano il nostro circo e quindi hanno la possibilità poi di conoscere Napoli da questa vetrina molto particolare che è appunto il nostro circolo, che appunto ha le sue regole. Una di queste, ad esempio, è quella di la questione della cravatta. Esatto, di avere, diciamo, un certo dress code per tutte le occasioni. La sera, appunto, per poter cenare c'è bisogno della giacca e della cravatta. Altrimenti la si offre all'ingresso. Altrimenti, appunto, per chi non ce l'ha viene offerta all'ingresso. I nostri camerieri servono, diciamo, le pietanze con i guanti bianchi. Insomma, conserviamo queste tradizioni, abbiamo piacere ad avere queste tradizioni. Durante, diciamo, le assemblee noi vestiamo tutti con la divisa sociale, insomma, un rispetto delle tradizioni che non fa male, anche se ovviamente poi abbiamo un modo di porci al, diciamo, al passo con i tempi, quindi, insomma, poi c'è anche dei momenti in cui invece, diciamo, questo formalismo è meno rigoroso. Questo è l'aspetto socioculturale, ma nel fattivo il Circolo Savoia si propone di svolgere due discipline, due attività, quali la vela ed il canottaggio. Parliamone. Sì, queste sono le due, diciamo, i due settori sportivi principali. A questo c'è anche un settore che è quello della pesca sportiva, che da poco abbiamo
diciamo, attivato, ma questi due settori diciamo, da anni ci vedono sia formare atleti che partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali. Il circolo ha avuto in passato grandi soddisfazioni, ha avuto nelle Olimpiadi del 60 per quanto riguarda la vela che si svolse proprio a Napoli il compito di organizzare la parte diciamo velica e parteciperò con una imbarcazione appunto che batteva i colori del circolo che vinse la medaglia di bronzo a quelle Olimpiadi. Adesso diciamo nel canottaggio abbiamo una squadra molto forte allenata dall'allenatore della nazionale di canottaggio che da un po' di tempo sta ottenendo grandissimi risultati. In particolare abbiamo due atleti, Fabio Infimo e Matteo Castaldo, i quali sono stati, dopo aver vinto il mondiale di canottaggio, si sono selezionati per partecipare alle Olimpiadi di Rio del 2016. Quindi... Restando sull'aspetto tecnico, questo sport sta riscuotendo molte adesioni in più rispetto già a qualche anno fa, 3-4 anni fa, questo sport era praticato ma non come oggi, è diventato un po' una moda in qualche modo a Napoli. La vela soprattutto, fortunatamente il bacino di utenza, sì, mi riferivo proprio. Sì, della, per quanto riguarda soprattutto i più giovani, è aumentato tantissimo e devo dire che la vela, ecco, ai ragazzini insegna molto, insegna soprattutto ad essere autonomi, e tant'è che lo sport della vela si può iniziare all'età di 6 anni. Sì, e si può praticare fino anche a 90 anni. Abbiamo anche soci molto adulti che tutt'oggi all'età di 70-75 anni continuano ad andare per mare. E, fortunatamente noi abbiamo anche in questo gruppo di ragazzini, ragazzi molto forti che si impegnano. Infatti siamo fortunatamente reduci di una vittoria ultima al Trofeo Marcello Campobasso che si è disputato i primi di gennaio, che ha visto la partecipazione di circa 15 nazioni e circa 130 ragazzini provenienti diciamo quasi ecco, da tutto il mondo. È uno sport in cui Napoli può dire la sua anche a livello mondiale? Assolutamente sì, Napoli nasce come ecco, un po' la patria della vela. Negli anni 60-70 i campioni di vela provenivano la maggior parte da Napoli. E noi cerchiamo appunto di riprendere quelle origini e crescere campioncini dall'età di 6 anni per poi portarli a grosse competizioni che possono essere europei, mondiali e lo stesso Olimpiadi. Ma perché scegliere? Ecco, perché un ragazzino piccolo dovrebbe scegliere questa disciplina? O la vela o il canottaggio? Beh, io credo sia più che una... percorso formativo può dare questa disciplina a un ragazzino, ecco, che poi cresce e diventa poi un piccolo metto? Allora, prima di tutto la passione, ma soprattutto ecco, l'autonomia che questo sport rende. Ecco, un ragazzino che all'età di 6 anni inizia a coccolarsi la sua imbarcazione e a tenersela bella pulita, a sistemarsela, ad attrezzarla. Ecco, questo secondo il mio punto di vista significa molto per formare poi un domani un uomo che sia un professionista. Ma la condizione imprescindibile è che questo ragazzino ami il mare? Deve avere una passione quasi connaturata verso il mare? Ovviamente, no? Anche una predisposizione. Una predisposizione già c'è. Sì, La passione poi diciamo, viene esercitandola. Diciamo, siccome i ragazzini sono piccoli, molto spesso non è che hanno già proprio definita. Noi facciamo durante l'estate dei corsi di avvicinamento, cioè dopo che terminano la scuola, frequentano il circolo, iniziano a fare delle prime uscite, poi si trattengono là a pranzo, facciamo degli intrattenimenti e quindi facciamo questo avvicinamento graduale alla vita. Si innamora stando a contatto. Di lì parte normalmente questo virus. Però questo lei ha sottolineato un aspetto fondamentale, perché naturalmente la vela non è il pallone, è lo sport a cui il bambino prima istanza si avvicina. È uno sport non troppo conosciuto all'inizio, perciò magari forse questo è lo step principale per avvicinare le nuove generazioni. Questo sicuramente è uno degli strumenti che noi adottiamo per avvicinarli, per farli appassionare, normalmente si appassionano
E quindi, perché poi il mare in una città come la nostra è così bello, così fluido. La cornice è unica al mondo. Quindi poi noi teniamo, diciamo, a dare una istruzione marinara completa, cerchiamo di tenere i genitori fuori dallo sport. E questi ragazzini vengono forgiati tantissimo, tant'è che escono con qualsiasi tempo, con qualsiasi mare. Sì, magari le mamme possono essere spaventate perché hanno, ecco, quella preclusione verso il mare, magari o anche verso il tempo meteorologico, ecco, abbiamo freddo, il mare alto, e quindi c'è questa insicurezza, quindi questa non libertà da parte di noi mamme a voler far sì che i bambini apprendino l'arte del marinaio. È solo all'inizio, poi diciamo, ripeto, superata la prima fase, questi appunto ragazzini non temono niente, perché poi immediatamente entrano nel gioco, prima della vela, poi nella passione per lo sport, e quindi veramente escono in qualsiasi condizione, e vi assicuro non prendono mai un'influenza. Anche se però ahimè è uno sport che può essere anche pericoloso, e la storia in particolare di Napoli ci ricorda qualche episodio. Adesso reminiscenze passate mi portano a dire questo, qualche episodio ovviamente di incidente che naturalmente può avvenire. Siamo in mare aperto, certo. Ci può essere un'onda anomala, il mare è agitato, esatto. Il ragazzino 8-9 anni può... Guardi, ci sono stati degli episodi, pochissimi per la verità. Ora se vediamo rispetto ad altri sport, posso dire che la vela è uno sport molto più sicuro degli altri. Ora è chiaro, abbiamo visto magari nel mondo dello sport, ad esempio Schumacher, che per anni ha corso con la macchina a 350 all'ora e poi cade di sci, magari in passeggiata, nemmeno facendo una gara. Quindi il rischio ovviamente è sempre dietro l'angolo. Però voglio dire, vedendo quanti atleti ci sono, diciamo, alternati sulle nostre banchine, quanti sono gli incidenti, è veramente un numero risibile. Quindi io credo che sia uno tra gli sport, posso dire, quasi più sicuri che esiste. Ovviamente bisogna rispettare le norme. Noi su questo siamo molto attenti. Abbiamo gli istruttori che fanno dei corsi di aggiornamento, abbiamo tutte, diciamo, delle attrezzature in termini di gommoni, di ausilio a questo tipo di sport, e rispettiamo delle regole anche forse più di quelle che normalmente ci impongono le federazioni per fare questa cosa. Quindi noi siamo molto tranquilli e siamo sicuri, insomma, voglio dire, che questo sia uno sport che è un divertimento e ci si può avvicinare con molta tranquillità. Ma c'è una preparazione, lo chiedo a lei istruttore, una preparazione proprio fisica, atletica alla base di questo sport? Oggi sì. Naturalmente, e noi lo facciamo in particolar modo qui a Mattina 9, c'è una importanza che si dà alla bellezza, si parla sempre di estetica, di bellezza e soprattutto di fitness e di estetica del corpo, possiamo dire. Questo non è troppo uno sport che però prepara da questo punto di vista? Non è vero che non prepara sotto l'aspetto fisico, prepara più, è vero, sotto l'aspetto mentale. È più una concentrazione. E possiamo dire anche spirituale da un certo punto di vista. Sì, per alcuni sì. Però prevede anche una preparazione atletica, come lo è anche il canottaggio, un po' meno per quanto riguarda la vela, però comunque si prevedono delle sedute di allenamento in palestra affinché il corpo resista anche a determinate condizioni meteorologiche, perché non sempre le previsioni prevedono vento leggero o mare calmo. Comunque il ragazzino spesso e volentieri è costretto a affrontare anche condizioni meteorologiche con un vento forte, quindi esistono poi per mare, quando si va, si utilizzano anche dei capi tecnici che comunque vedono una preparazione fisica non indifferente. C'è un'attività aerobica, qual è? Indubbiamente. La vela è un po' cambiata negli ultimi tempi e sono cambiate anche molto le imbarcazioni. Ora basta vedere quello che è successo in Coppa America. Adesso si usano questi catamarani velocissimi dove gli equipaggi devono avere una preparazione atletica molto forte per poter, diciamo, muoversi agilmente. Adesso tutte le nuove imbarcazioni usano questi strumenti, insomma, questa nuova tecnologia si chiama foiling, dove fondamentalmente le appendici escono fuori dall'acqua, quindi
la velocità è altissima, c'è da avere una prontezza di riflessi per poter... Quindi naturalmente di contro c'è un'evoluzione anche dal punto di vista della preparazione fisica. Poi per quanto riguarda il discorso della bellezza, tutti questi ragazzi sono bellissimi perché stanno sempre per mare, sempre abbronzatissimi. Quindi, a contatto direttamente con la natura. Contatto con la natura, e questo porta ovviamente anche ad avere un carattere molto aperto e molto gioviale. Quindi da ad influenzare anche l'umore del ragazzo. Sì, ma prima si parlava dell'introduzione di un'altra disciplina, ovvero la pesca sportiva, ho capito bene? Sì, abbiamo anche da poco messo questo, la pesca sportiva. Noi facciamo più che altro pesca traina, dove organizziamo delle battute di pesca, e quindi un altro modo per stare per mare, per stare in contatto con questo bello strumento e passare belle giornate, facendo anche l'attività sportiva in questo settore della pesca. Quindi i prossimi progetti che vedono protagonisti i campioncini del Circolo Savoia sarà? Beh, allora, loro hanno il loro programma di appuntamenti sia nazionali che internazionali, che è molto fitto e molto serrato. Noi abbiamo poi a Napoli sicuramente due eventi nella vela molto importanti, che sono le vele d'epoca, che è una settimana in cui noi ospitiamo queste regine del mare, che sono barche costruite entro una certa data. E quella è veramente una mostra d'arte a tutti gli effetti. Sì, io ci sono stato personalmente, lo ricordo, ci sono veramente delle opere d'arte bellissime, perché sono tutte in legno, molto curate. Al di là dello sport, intendevo. Al di là dello sport, che pure c'è, perché poi escono per mare, fanno regate veramente, e poi avendo degli strumenti, delle attrezzature un po' datate, comportano anche comunque di fare degli sforzi fisici abbastanza consistenti. E queste regate quest'anno delle vele d'epoca coincidono con una settimana dello shipping che si farà qui a Napoli, dove vengono tutti gli armatori delle compagnie di navigazione europee e mondiali, e quindi avremo dei momenti sociali comuni, quindi avremo delle cose che faremo a Palazzo Reale, abbiamo la Porsche che porterà delle macchine d'epoca, quindi ci saranno dei momenti nei quali appunto avremo questo tipo di manifestazioni a coronamento delle regate che si svolgeranno invece per mare. Chi è interessato ad iscriversi, quindi a ripercorrere questa disciplina, quindi ad imparare questa nuova arte, come può contattarvi? Può contattare la segreteria del Circolo Savoia tramite mail, posso infovela@rycc-savoia.it, o semplicemente facendo una telefonata e prenotandosi a questi famosi corsi estivi che solitamente noi iniziamo il primo lunedì dopo la fine delle scuole. Sono corsi settimanali che vanno dal lunedì al venerdì e dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio. E i ragazzi fanno circa due uscite al giorno, la mattina e il pomeriggio, mangiano con noi, hanno un cestino al sacco. E noi facciamo appunto, iniziamo questa vela un po' ludica, per poi fargli intraprendere quello che potrebbe essere un percorso agonistico. Mi piaceva segnalare poi che per i più giovani, sempre nell'ambito della vela, abbiamo da quest'anno istituito dei corsi di due discipline, che sono il windsurf e il kitesurf, che sono molto seguiti dai giovani, dai giovanissimi, e quindi uno sport un po' più adolescenziale, forse questo. Un'età intorno ai ci sono degli atleti che cominciano anche a 6-7 anni. Questo sport comunque è molto apprezzato dai ragazzini da 12 ai 16 anni, a 18 anni, perché appunto utilizza questi strumenti molto tecnologici, e quindi ma il nostro mare poi si presta? Sì, assolutamente questa Napoli disciplina. È una specie di stadio della vela, ha questa termica che costantemente dà la possibilità di praticare questo sport, quindi assolutamente sì. Ma soprattutto lo sport non soltanto del fisico, ma anche della mente e dello spirito. Possiamo concludere così, credo, questo intervento. Non è facile oggi trovare delle discipline che possano giovare anche alla mente, cosa
fondamentale. Mario, io credo siamo addirittura d'arrivo per questo noi blocco. Ringraziamo per gli ospiti, ringraziamo Michele Fortunato, vicepresidente Circolo Savoia, grazie, e Francesco Torre, istruttore vela Circolo Savoia. Grazie, grazie per essere stati i nostri ospiti, e noi adesso lanciamo la pubblicità. A tra pochissimo con Mattina 9, grazie.